cancelletta di partenza, sono 22. Intanto vi diamo il risultato ufficiale della 125, vi confermiamo al primo posto Vincenzo Lombardo della Stella Regis di Catania, che ha corso su Honda. Al secondo posto Reste Valenti della Pinerolo Torino, al terzo posto Giovanni Tiano della Biramoto di Benevento, ed eccoli inquadrati i 22 protagonisti della classe 250 che stanno per prendere il via in questo momento. Si è conclusa da poco tempo la 125 qui sulla pista disegnata sulla spiaggia di Letoianni, ed eccoli partiti in questo momento. Nella 250 ci sono da seguire Oreste Valenti, che si è già classificato al secondo posto nella precedente gara, e Vincenzo Lombardo che si è classificato al primo posto. Vincenzo Lombardo, eccolo inquadrato, già all'inizio della gara ha preso il comando delle operazioni, sta ovviamente cercando di ripetere l'impresa di fare qui a Letoianni la doppietta delle vittorie. Ed è inseguito al secondo posto da Salvatore Anastasi, un altro siciliano, mentre al terzo posto è ancora Oreste Valenti, che si è già ben comportato nella prima gara, finendo al secondo posto dopo aver condotto lungamente per diversi giri. Vi ricordiamo che questa è l'undicesima gara del Super Mare Cross 92, valevole per la classifica finale del campionato italiano su sabbia. La dodicesima manifestazione si terrà a Marina di Gioiosa Ionica il 4 di ottobre, con la partecipazione di diversi campioni del Team Italia. Ricordo brevemente le altre gare disputate: a Messina, a Francavilla, a Crotone, a Punta Marina di Ravenna, a Pesaro, a Vibo Valentia, ad Amantea, Bovalino, Pietrapaola, a Palumbo, Sila, e qui sulla spiaggia di Letoianni, a pochi chilometri dalla stupenda Taormina, dalla quale questo comune è divisa da un fiume dal quale il centro prende il nome. Ecco all'inizio del sesto giro, ancora Lombardo in testa, sta per doppiare alcuni concorrenti proprio qui sotto la nostra postazione televisiva. Ci riesce proprio in questo momento con qualche rischio, ma il pilota ormai è pratico di questa pista. La posizione è cambiata, al secondo posto si è inserito ora Claudio Cafarella del Country Cross, che insegue Lombardo, mentre detiene la terza posizione con grande caparbietà Oreste Valenti, che ricordiamo è catanese di nascita e corre per la Pinerolo di Torino. Ancora Lombardo protagonista all'inizio dell'ottavo giro. Ormai è difficile che i suoi avversari riescano a prenderlo, anche se dobbiamo dire che il 95 che arriva in questo momento, anche se dobbiamo dire che Claudio Cafarella sta guadagnando alcune posizioni e che lo tiene costantemente impegnato. Ed ecco al terzo posto con grande determinazione Oreste Valenti, che ha condotto lungamente la gara delle 125,
si è classificato al secondo posto, ha perduto la gara proprio negli ultimi minuti ed ora è saldamente al terzo posto nella classe 250 e sta rincorrendo con grande determinazione Lombardo e Caffarella che nell'ordine sono nelle prime posizioni. E siamo all'ultimo giro con Vincenzo Lombardo sempre in testa, dovrebbe comparire fra non molto sotto la nostra postazione televisiva, ormai è fuori discussione la sua leadership nella quarto di litro, dovrebbe apparire fra un... eccolo Lombardo, seguiamolo negli ultimi 200 metri di questa sua cavalcata che possiamo definire solitaria e vince meritatamente, vedete il direttore di gara che bandiera la bandiera a quadretti, vediamo al secondo posto dovrebbe esserci ora Caffarella, il numero 95, ecco un grande applauso accoglie Lombardo che sta facendo il giro d'onore, campione della 250, che raccoglie l'applauso del pubblico di Letojanni, vi daremo fra un attimo